signor Presidente della Repubblica Francese, Palazzo dell'Eliseo, Parigi. Signor Presidente, io mi chiamo Antonio Berti. Sono pittore italiano, nato a Roma. Da oltre 4 anni sono rinchiuso in un carcere in attesa che venga eseguita la sentenza. Io sono innocente, ma per un tragico errore mi hanno accusato e condannato a morte. Le scrivo dalla mia cella in attesa di un suo magnanimo atto di clemenza verso un uomo così duramente provato da questo tragico destino. Ma che senso ha uccidere un uomo dopo tanti anni di carcere? Eppure una mattina, colpevole o innocente, mi verranno a prendere. Sua Eccellenza il Vescovo mi incarica di portarti la sua paterna benedizione. Grazie. Ringrazi tanto il Vescovo. Vuoi confessarti, figliolo? Sei ancora in tempo? E che confesso? Io sono innocente. Lo fanno tutti, figliolo. Liberati dal tuo peccato. Che devo fare? Confessa la tua colpa. Ti sentirai meglio, vedrai. Davvero? Se confesso, mi sentirò meglio. Confessa la tua colpa. Allora confesso la mia colpa. Io ti assolvo dai tuoi peccati. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Ti senti meglio, figliolo? No, peggio. E mi porteranno dal barbiere. Sì, perché prima ti tagliano i capelli e poi la testa. E pensare che arrivai in questa ridente cittadina così felice e onorato di ricevere da Sua Eminenza l'incarico di restaurare i preziosi quadri conservati nell'antica ed imponente cattedrale di Reims. Sono ormai passati tanti anni che nessuno si ricorda più di me, della mia storia, del mio processo, né i testimoni che mi hanno accusato, né i giudici che mi hanno condannato a morte. Signor Presidente, in questi lunghi anni trascorsi in carcere ho visto molti condannati a morte come me, però io sono innocente. Mi creda almeno lei, signor Presidente, perché non mi ha altro da fare che attendere fiducioso.